se ci pensavo, le due o tre devo scegliere. Ho preso il tempo io. E di quando ero piccolino e ho imparato a andare in bicicletta senza mani. E lì c'era una piazza grossa che poi andava giù, la strada prendeva a destra, e ho preso velocità con la bicicletta, abbastanza piccolo, ho fatto il giro, poi c'era un palazzo e la strada con la aiuola. Quindi devo centrare la strada, invece di prendere, andavo proprio bene, senza mani, era una figata. So che poi la bici mi ha sbandato, non ho avuto tempo a mettere le mani e ho preso la casa. La casa. Ah, ok, questa casa. L'ho presa con la testa, ho dato una craniata bestiale con questo muro. Ora si spiega. Troppo facile. Non vi racconto delle frottole, ma al primo piano rialzato c'è una Alessandra, che è un'amica di mia sorella più grande, che ha sentito il botto, che si è sporta fortunatamente dalla finestra, perché io sono rimasto stramazzato a terra e lei è venuta a prendermi e a tirarmi su. Nel momento che mi ha tirato su io praticamente non vedevo più, sono diventato cieco, completamente cieco. Lei mi ha preso in braccio così e mi ha portato a 50 metri a casa mia, mi ha portato in casa e mi ha messo sul tavolo così, con la luce, con il lampadario sopra. E io ho detto a mia mamma: mamma, accendi la luce che non vedo niente. E mia mamma ha fatto finta di niente. E allora chiamò mio padre, allora mio papà faceva il vigile urbano, allora eravamo a Genova lì, e chiamò il comando, perché allora non c'erano cellulari, e il comando con la radio l'hanno chiamato, che lui era con la pattuglia che girava, mio padre venne a prendermi, e senza fare preoccupare, cioè non è che mia mamma si è messa a urlare, anche perché ne aveva quattro figli, più o meno. E allora mio padre mi prese e mi portò con la Giulia, che avevano le vigili, al Gaslini, perché abitavo vicino al Gaslini, a Quarto. E mi ricordo che cominciai a rivedere mentre mio padre mi portava in braccio su per le scale del Gaslini. La vista è tornata, però il senno... Una cosa in evoluzione. Con calma. Vorrei dirvi quella volta che decisi di fare un viaggio da sola. Premetto che io sono molto timida e fatico a fare le cose, quindi ho sempre bisogno di qualcuno che le faccia con me. Quel giorno ho deciso invece di fare il botto e quindi presi il biglietto e andai in Perù da sola. L'emozione è stata talmente forte, non so se avevo più paura o ero più emozionata, e quindi ho vissuto quel viaggio. Se chiudo gli occhi ancora oggi, rivivo molti posti, sono passati più di 10 anni, e rivivo ancora dei posti appunto dove sono stata. Più che altro l'emozione che ho provato soprattutto davanti, vabbè, a Machu Picchu, che è stato il mio primo viaggio, e ho detto io viaggerò e vedrò almeno le 7 meraviglie del mondo, poi se non riesco a vedere il resto va bene. E quindi la mia prima meraviglia del mondo è stato proprio essere davanti a Machu Picchu. Io ricordo l'emozione, l'erba, perché ho tolto le scarpe, ho toccato l'erba, sono stata lì, ho deciso, io mi ricorderò questa emozione per tutta la vita, e condivido con voi questa cosa perché ho scoperto che viaggiare anche da soli, insomma, in quel momento lì ero da sola, ma viaggiare è una cosa fantastica. Grazie. Come quella volta che ero in treno tra Cuneo e Torino, quindi ero studiato a Torino, e stavo leggendo un libro che è Cuore di cane di Bulgakov, e sono entrata proprio nel libro con tutta la gente intorno alle 8 del mattino. È stata la volta che mi sono proprio immersa nel libro, non ho più sentito nessun altro vicino, vedevo i personaggi vicino a me, seduti vicino a me i personaggi, ed è stato meraviglioso, una figata, proprio entrare dentro il libro e essere lì nel libro. Non mi è mai più successo dopo. Ah, bellissima cosa. Ero ancora più concentrata. È stata meravigliosa. Cuore di cane di Bulgakov. Però al di là del, vabbè, il libro non è bello, però proprio mi sono immersa talmente che non ho sentito più nessuno intorno, e è stata la voce che... Dove sei scesa? Forte. A Lione. Grazie. Non c'è abbastanza.
la prima volta che mi sono sentita libera e ho cercato comunque di, ed è stata quando ho iniziato a ballare occitano, perché appunto vedendo così ballare gli altri con persone sconosciute, essendo io molto timida, non era facile. Poi diciamo che ho iniziato, mi è piaciuta e la passione mi ha portato questa libertà. Grazie, bellissimo. Gli ultimi due? Vi voglio raccontare quella volta che ho insegnato il femminismo a mia mamma. Stavo andando al mare, in macchina guidavo mio padre, io mio padre e mia mamma. Non so perché mio fratello non ci fosse, ma io mi chiederò all'ultimo che non so dove ci fosse. Andiamo al mare, guida ovviamente mio padre. Arriviamo, stavamo andando all'isola d'Elba, arriviamo a Savona, ci ferma la polizia, patente, libretto, aprono la patente di mio padre e gli dicono: ma la sua patente è scaduta. Ah, no. Ok. Quindi lei da questo momento multa, non so che cosa successe, ma da questo momento lei non può guidare. Io ero neopatentata, avevo la patente da pochissimo, credo avessi neanche 19 anni, l'ho presa subito, e mio padre, mia mamma patentata da tantissimo, mio padre dice a mia madre: adesso guidi tu, perché la polizia dice che io non posso guidare. E mia madre, spaventatissima, dice: ma no, come faccio? Io non sono in grado di guidare sull'autostrada, io non, e io guardo mia madre e mio padre, guido io. Mia madre dice: no, tu no. Sei una ragazza, sei una donna, sei giovane, sei neopatentata, tu no. E in quel momento mio padre dice: sì, facciamo guidare lei. Quindi ho guidato, mia mamma è rimasta un po' male, sono passati 5 km e mio padre mi ha detto: fermati adesso. Sì, adesso facciamo guidare mamma. E da quel momento mamma ha guidato e devo dire che poi, quando ne abbiamo parlato, mi ha detto: però che forza che hai avuto, come dire, metterti tu in qualche modo in gioco. E da quella volta lì ho capito che mio padre credeva in me e mia madre un po' meno. Grazie.